sono il direttore del consorzio di tutela del Prosecco DOC, una denominazione che si estende su due regioni a cavallo tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Una denominazione che oggi rappresenta la più grande denominazione italiana a volume e a valore, per una produzione che nel 2019 si è attestata poco al di sotto delle 500 milioni di bottiglie. Una produzione che coinvolge 12.000 viticoltori, 1.200 vinificatori e 350 case spumantistiche. Il prodotto che noi rappresentiamo è oggi una delle denominazioni più bevute al mondo del settore spumantistico. La nostra produzione, infatti, per più del 70% è rappresentata da vini spumanti. Un altro 30% è rappresentato dai vini frizzanti, meno dell'1% è il vino tranquillo che di fatto ha un consumo eminentemente locale. Con l'arrivo del Covid-19, i problemi per il nostro sistema produttivo sono concentrati sul comparto Horeca, che ha chiaramente grosse difficoltà sia a livello nazionale che internazionale. Per quanto riguarda le aziende che invece operano nella grande distribuzione, le difficoltà evidentemente sono state inferiori, essendo stato l'unico canale che è rimasto in qualche modo attivo per tutto il periodo del lockdown. È chiaro che questo comporta problemi nella gestione della denominazione in generale, proprio perché è una denominazione molto eterogenea, quindi ci sono grandi realtà produttive, ma allo stesso tempo piccoli produttori che operano magari in mercati eminentemente locali. E anche all'interno del panorama nazionale, il Veneto è stato sicuramente una delle regioni che per prima ha subito il diffondersi della pandemia. Dal punto di vista quindi dei canali, stanno le grosse difficoltà. Sulla logistica, i primi problemi sembravano poter essere rappresentati dalle difficoltà doganali, ma in realtà anche queste sono state diciamo, velocemente raggiunte. Tant'è che diciamo, il primo quadrimestre, di fatto, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, si segna comunque con un lievo segno positivo, anche se il mese di aprile chiaramente ha fatto contrarre le produzioni. Dal punto di vista delle realtà che continuano a operare, chiaramente abbiamo visto realtà appunto eminentemente esposte sul comparto Horeca che hanno dovuto bloccare le loro produzioni, ma in generale diciamo che l'attività è stata continuativa. Per quanto riguarda le attività che ha posto in essere il consorzio nel continuare a svolgere i propri compiti, in questo periodo abbiamo cercato di trasferire chiaramente sul digitale tutte le nostre forme di esperienze. Fortunatamente abbiamo una rete internazionale di uffici, quelle che noi chiamiamo le case Prosecco in Cina, Stati Uniti, Regno Unito e Germania, che hanno continuato a collaborare con i nostri brand ambassador nel proporre occasioni di degustazione anche se online. Anche nei giorni scorsi le nostre aziende hanno avuto l'opportunità di realizzare degli incontri via web con giornalisti e operatori americani. Quindi si sta creando una community che sta trovando nuove modalità per continuare a fare vecchie attività. Noi allo stesso tempo stiamo anche cercando di avviare anche attività nuove e modalità di contatto che siano innovative. Non infatti tutte le attività possono essere pedissequamente trasportate dal reale al virtuale. Stiamo cercando di inventarci anche giochi per tenere anche in contatto il consumatore da questo punto di vista, però è un passaggio successivo e da questo punto di vista anche molto più complicato perché il target è molto, molto più ampio. Sul fronte del consumatore, infatti,
la difficoltà maggiore è raggiungere numeri elevati di soggetti. E questi chiaramente hanno delle esigenze diverse, anche perché la possibilità di reperire, come facciamo per i giornalisti, e proporre una degustazione dello stesso prodotto a più soggetti per numeri molto ampi è molto più difficile, in quanto c'è la difficoltà appunto di reperire il prodotto su mercati diversi. Ai giornalisti normalmente chiaramente lo formiamo noi da questo punto di vista. Non abbiamo mai cercato però di dimenticare, ad esempio, il consumatore, di suggerire occasioni di consumo e modalità di consumo, anche cercando di andare incontro al settore che maggiormente ha sofferto in questo periodo, e penso appunto ancora una volta all'Horeca. E quindi anche sulle formule del takeaway o prima del delivery, abbiamo sempre suggerito di chiedere al ristoratore anche la bottiglia di prosecco, in modo tale che fosse anche incentivato quel canale, e da un lato il nostro sistema produttivo, che ha continuato ad operare limitatamente con questo segmento distributivo. Le opportunità che dovranno saper cogliere le aziende in questo momento è ripensare chiaramente ai loro modelli organizzativi e distributivi. È chiaro che concentrarsi su un unico canale di vendita è evidentemente un limite, come anche concentrarsi solo su alcuni mercati è un rischio. Oggi dobbiamo cercare di disporre di più canali per le nostre aziende e di disporre di più mercati. Ricordo che quando iniziamo questa avventura con il consorzio di tutela, avevamo un'esposizione sui primi tre mercati, e parlo di Regno Unito, Stati Uniti e Germania, che andava oltre al 75%. Fortunatamente negli anni, anche con la crescita della Francia, del mercato francese, siamo andati a ridurre questa esposizione, che è ancor più preoccupante se si considera il rischio cambio da un lato, e una situazione politica che guarda tutto ciò che arriva dall'estero con un certo, sospetto. E quindi vi è la necessità, e vi sono, secondo me, grossissime potenzialità nell'andare anche ad individuare nuovi mercati e nuovi canali. In questo senso, forse per le aziende in questo momento il canale più facile è quello dell'online, che ha fatto segnare performance molto interessanti, ma che per il settore vino, specie nel nostro paese, è ancora molto molto limitato. Quando avremo l'opportunità di tornare a viaggiare, ritengo che il turismo possa rappresentare una grande occasione per il nostro territorio. In una denominazione vasta come la nostra, riusciamo in qualche modo ad avere una soluzione, chiamiamola così, per tutti i gusti. Andiamo dalle spiagge dell'Alto Adriatico, la Laguna di Venezia, Grado e Aquileia per il Friuli Venezia Giulia, la città di Trieste per le località marine. Arriviamo fino a ridosso delle Dolomiti. Le nostre produzioni più a nord arrivano appunto nella provincia di Belluno, alcune delle quali appunto con degli scorci fantastici sulla catena alpina. E in mezzo abbiamo letteralmente tutto: le città d'arte, abbiamo piccoli borghi, abbiamo i laghi, abbiamo tutto quello che è la collina, tutto quello che è veramente un turista può desiderare. E in tutti questi contesti troviamo aziende vitivinicole, o in questi contesti o veramente a qualche decina di chilometro. E con questo si può pensare di organizzare delle visite su parte o sulla totalità del territorio, andando dalla, tra virgolette, toccata e fuga del weekend,
fino ad organizzare periodi veramente più lunghi, anche con soggiorni che possono durare in qualche modo l'intera settimana. L'altra opportunità che offre il territorio è quella di trovare un'offerta anche dal punto di vista dell'ospitalità molto diversificata, e quindi avere dai grandi hotel all'agriturismo, con soluzioni appunto che passano per proposte di comfort fino alla tipologia di servizi i più variegati possibile. E molte delle nostre aziende sono ben liete di accogliere i turisti, anche avendo realizzato percorsi di degustazione e di visita, in qualche modo potremmo definirli tailor-made sulle esigenze e sul livello anche di conoscenza dei nostri prodotti da parte del consumatore.